Bentrovati a Toscana Parlamento, la trasmissione a cura della redazione di Italia 7 che vi tiene informati sulle attività del Consiglio regionale. In primo piano in aula è approdata la questione e il punto in particolare sulla campagna vaccinale dopo una mozione sull'utilizzo senza spreco di dosi di vaccino, ma anche il punto sulla prenotazione online per le categorie più vulnerabili dopo che nei giorni scorsi si sono verificati alcuni disguidi sul portale. Una mozione sull'utilizzo senza spreco delle dosi di vaccino Covid-19, firmata dal consigliere regionale di Forza Italia Marco Stella, è diventata l'occasione in aula per fare il punto sull'andamento della vaccinazione in Toscana, anche in seguito alla segnalazione che il sistema di prenotazione online per le categorie più vulnerabili ha registrato numerosi problemi. Sì, abbiamo approfittato dell'aula di stamani per chiedere che Gianni o Bezzini venissero a riferire immediatamente su cosa era successo ieri sera. Abbiamo ricevuto nella nottata e stamani centinaia di chiamate di persone che non sono riuscite a prenotare il vaccino. Parliamo di persone estremamente vulnerabili, quindi tutte quelle persone che da mesi aspettano con tante promesse della politica di poter essere vaccinate. Il sito è stato aperto verso le 7, dopo qualche minuto era già bloccato, non si riusciva più a prenotare e quindi queste persone non si sono potute registrare e ad oggi non sanno quando riceveranno il vaccino. Ecco, noi riteniamo che questo metodo di fare, soprattutto poi quando si legge sulla schermata del video, non è colpa vostra se non siete riusciti a prenotarvi, vi faremo risapere, ci manca anche che sia colpa di coloro che si vogliono vaccinare. Beh, è chiaro che si è trattato di un disagio che ha colpito tante persone e l'impegno del Presidente è stato quello di far intervenire per superare quello che è stato provocato essenzialmente da un problema tecnico. Dopodiché c'è anche il problema della carenza delle dosi di vaccino, per cui questo portale viene riaperto ogni volta che ci sono disponibilità di dosi da poter assegnare per poter essere poi effettuate le vaccinazioni. È già stato innescato per risolvere questa problematica e rendere la possibilità di accesso, che già per le persone magari anziane è anche disagevole, almeno dal punto di vista tecnico assolutamente accessibile. Il funzionamento del portale è durato un minuto e stamani mattina tutti noi siamo stati subissati di messaggi, di mail, di telefonate di persone che non riuscivano a prenotare il vaccino. Oggi in aula discutiamo di questo e ci sentiamo dire e ripetere che non è vero, che l'opposizione si inventa le cose, che in Toscana non ci sono mai stati sprechi, che non ci sono mai state dosi buttate. Allora, serve un punto fermo e un atto di umiltà da parte di chi governa questa regione. Siccome sbagliare è umano, non c'è niente di male se l'assessore, il presidente Gianni, i direttori delle USL si presentano e dicono abbiamo sbagliato. Non c'è niente di male, nessuno li accuserà mai di averlo fatto in malafede, nessuno pensa che in Toscana qualcuno abbia lavorato fino ad oggi per far fallire il piano vaccinale. Ma oggi ci sono i numeri. La mozione del consigliere Stella, che mira ad evitare ogni spreco di vaccini, è stata emendata dal Partito Democratico e quindi approvata dal Consiglio regionale. È un supporto all'azione del governo e chiede alcune cose. La prima è vaccinazione 24 ore su 24. Oggi non possiamo più fermarci. Nel momento in cui arriveranno le dosi occorre vaccinare ed occorre farlo veloce, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Chiediamo anche che gli over 80 vengano vaccinati non solo nella maniera più rapida possibile, ma coloro che non possono spostarsi da casa lo facciano a casa, cioè deve essere la regione che va a vaccinare a casa. E poi chiediamo anche che la regione toscana consenta alle aziende che si sono rese disponibili di vaccinare presso le loro aziende. C'è stata una convergenza che ritengo essenziale su un tema fondamentale: aprire finalmente anche in Toscana la possibilità di vaccinare nelle aziende, quindi cercando di coinvolgere più possibile le associazioni, dalla Confindustria a Commercio a Coldiretti. In questo modo che cosa vogliamo stimolare? Vogliamo far sì che all'interno di grandi strutture aziendali finalmente i dipendenti abbiano appunto la possibilità di vaccinarsi. Questo vuol dire accelerare sul fronte vaccinazione, vuol dire mettere in sicurezza in qualche modo chi ha frequentemente contatti con il pubblico, vuol dire mettere a disposizione delle strutture ampie ed adeguate che
possano fare grandi numeri, perché di questo noi abbiamo bisogno. Anche dunque la questione dei numeri sulla vaccinazione agli ultra ottantenni è stata al centro degli interventi dell'aula di Palazzo Pegaso. Sugli over 80 il tema è l'arrivo dei vaccini. Questa settimana sono in distribuzione, in questi giorni, i primi 46.000 vaccini, 70.000 arrivano la prossima settimana. Se tutto va bene, come noi speriamo, grazie alla collaborazione dei medici di medicina generale, che voglio ringraziare, si dovrebbe riuscire a, prima di Pasqua, riavere un livello importante di vaccinazione degli over 80. Quindi contiamo in questi giorni di avere i risultati. Mercoledì alle 14 l'assessore Bezzini verrà in commissione a riferire sull'andamento del piano vaccinale e di tutte le modalità organizzative che stiamo seguendo. Ma noi abbiamo chiesto di cambiare modalità organizzativa, abbiamo chiesto di migliorare l'organizzazione per quanto riguarda gli over 80. Siamo convinti che tante persone che hanno 80, 82 anni, 85, 87 possono tranquillamente recarsi negli ospedali. I vaccini Pfizer sono presenti in ospedale, poi dall'ospedale vengono portati nelle farmacie deve arrivare il medico di famiglia, che va in farmacia, prende il vaccino, lo sposta nel proprio ambulatorio, poi deve chiamare il paziente deve aspettare la fila e poi andare in laboratorio. Noi abbiamo 6 spostamenti di un vaccino, con un unico spostamento potremo fare 6 vaccini, quindi bisogna semplificare. Bene, abbiamo accolto la disponibilità del Presidente a avere la consapevolezza che forse qualcosa non sta andando nella direzione corretta, serve un impiego differente delle USCA, si possono fare a domicilio, si possono fare negli ospedali, si possono fare negli hub, serve cambiare metodo. La nostra proposta è vaccinare tutti gli over 80 entro Pasqua, non possiamo attendere il 25 aprile perché è troppo tardi. È auspicabile che la Regione comunicasse quelli che sono i problemi, quelli a lei imputabili e quelli che non sono imputabili, come per esempio la mancanza o i tagli delle forniture, e soprattutto che trovasse una soluzione. E questo può essere fatto all'interno di una commissione d'inchiesta, un contenitore all'interno del quale mettere mozioni, interrogazioni, dove si possa fare un lavoro tra tutte le forze politiche per cercare di contribuire con la Giunta a questo. Il fatto che la Giunta non lo voglia è una chiusura inaccettabile, lo ripeto ancora, a fronte di quello che sta succedendo, e non lo possiamo tollerare, perché queste persone in questo momento stanno subendo, oltre al danno di non sentirsi sicure perché non hanno ricevuto il vaccino, anche la frustrazione di non essere in grado di farlo. Parliamo di persone anziane e fragili, e soprattutto si sta scatenando panico sociale e allarme. Gli effetti sociali ed economici della pandemia sulle aree interne della Toscana, è stata votata all'unanimità una risoluzione in merito. Voto unanime da parte dell'organo legislativo regionale sulla risoluzione rispetto alle misure di sostegno alle aree interne della Toscana a seguito della crisi socio-economica provocata dalla pandemia. Nel 2020 abbiamo erogato come regione 2 milioni e mezzo circa di fondi ai comuni montani, alle unioni dei comuni per alcuni progetti. 15 progetti che sono venuti dai territori erano meritevoli di finanziamento, ma non c'erano risorse sufficienti. Noi chiediamo alla Giunta che nei prossimi atti di bilancio siano coperte il finanziamento di questi 15 progetti. Così come rispetto al bando del sistema neve, per gli ammodernamenti delle loro infrastrutture ci sono ancora 300.000 euro di richieste da finanziare. Abbiamo fatto alcune richieste anche al governo, in particolare per l'Amiata e la Val di Cecina, che sono le cosiddette aree interne assieme alle zone dell'Appennino, che nel 2015 sono rientrate nella progettazione. Queste due aree, quindi Amiata e Val di Cecina, sono state ammesse, ma per mancanza di risorse non sono state finanziate. Noi chiediamo al governo, visto che si sta trattando della programmazione europea, di finanziarle. La montagna ha partorito un topolino, in questo caso la montagna è la commissione aree interne, che aveva l'opportunità di intervenire a favore delle aree interne in maniera importante, invece si limita a fare un appello al governo. Quando c'è da mettersi le mani in tasca, quando ci sarebbe invece da prendere degli impegni diretti da parte della Regione Toscana, si vede che ci si lava le mani in maniera disarmante. Si continuano a fare soltanto chiacchiere. La Regione Toscana ad oggi non ha stanziato alcun denaro a favore della montagna toscana, che sta vivendo una situazione assolutamente drammatica.
Sappiamo tutti che le aree interne soffrono da tanto tempo, per tante motivazioni. Noi dovremo tener conto dei problemi legati anche all'agricoltura nelle zone montane, che è molto più difficoltosa rispetto a quella delle zone pianeggianti, e però è un presidio importante per tutto il territorio. Io in particolare cerco di prestare l'attenzione anche alla scuola in quelle zone e anche ai servizi sanitari territoriali, perché senza queste due importanti istituzioni la gente se ne va. Abbiamo chiesto misure straordinarie per aiutare le imprese, le aziende, i comuni che in montagna hanno visto saltare di per sé una stagione. Abbiamo chiesto delle misure straordinarie. Noi nel nostro piccolo, grazie a me, abbiamo dato una misura simbolica, maestri di sci, ma quello era simbolico. Ora servono risorse vere per tutti quei ristoranti, per quegli alberghi, per quelle imprese, per quei comuni che vivono la realtà centrale della Toscana ancora più complessa rispetto ad alcune dinamiche e fuori da alcune direttrici e alcune linee di ristoro nazionale. Quindi la Toscana può fare qualcosa, lo deve fare il governo, lo può fare la regione. Insieme dobbiamo tempestivamente dare una misura importante di ristoro a queste realtà. Prende il nome da Alessia Ballini, consigliera regionale prematuramente scomparsa a soli 41 anni nel 2011. La fondazione rivolta ai consiglieri regionali, comunali, ma anche agli assessori e sindaci per qualificare sempre di più il loro lavoro e impegno nelle istituzioni. Il Consiglio regionale ha istituito una fondazione rivolta ai consiglieri regionali, comunali, assessori e sindaci per qualificare sempre più il loro impegno nelle istituzioni e la loro capacità di analisi e gestione dei problemi. Le attività di formazione saranno riservate ai consiglieri e agli amministratori degli enti locali e della regione di età compresa fra i 18 e i 40 anni, prioritariamente orientata allo studio e alla conoscenza di materie legate all'attività politico-amministrativa. La fondazione prende il nome di Alessia Ballini, la consigliera regionale prematuramente scomparsa all'età di 41 anni nel 2011. Vogliamo dare con questa scuola gli strumenti ai giovani amministratori under 40 per svolgere meglio il loro compito, quello di dare risposte ai cittadini e alle cittadine della Toscana. Ora, non appena sarà approvato, sarà sottoscritto lo statuto e l'atto costitutivo, torneremo in consiglio regionale per eleggere il CDA della fondazione, che, sottolineo, svolgerà questo incarico senza alcun compenso. Come socio fondatore e promotore, il Consiglio regionale partecipa con 50.000 euro al fondo di garanzia, mentre l'Unione delle Province Italiane della Toscana e l'ANCI, l'Unione dei Comuni della nostra regione, partecipano con 5.000 euro ciascuno. Si aggiunge un contributo alle spese di funzionamento nel limite di 100.000 euro annue per il 2021 e il 2022, un limite che varrà anche per gli anni successivi. Le attività saranno svolte sulla base di un programma annuale con proiezione pluriennale, che dovrà essere comunque trasmesso al Consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno. Innanzitutto ricordiamoci la storia. La scorsa consiliatura, dove anche all'epoca risultavo tra i consiglieri, vide uno degli ultimi atti, devo ricordare anche con un atto votato proprio in fretta e furia, la istituzione della scuola. E quella fretta non ci piacque, proprio perché rappresentava una forzatura di finale consiliatura che ovviamente non poteva trovare il nostro consenso. Oggi si sta scrivendo anche e soprattutto per merito di un ufficio di presidenza che sta lavorando in coesione anche con il centrodestra, con i consiglieri del centrodestra che stanno dando un importante contributo, si è scritta una pagina diversa. La scuola era istituita, ora si trattava comunque di far sì che vi potesse essere un buon funzionamento. Marco Stella di Forza Italia ha dichiarato voto contrario. È un'occasione per buttare via i soldi, lo abbiamo detto in maniera molto chiara, siamo l'unica forza politica, Forza Italia è l'unica forza politica che ha votato no allo spreco di 300.000 euro in 3 anni per formare chi? Chi dovrebbe essere già formato? Perché è inaccettabile che dalle tasche di un dipendente, dalle tasche di un pensionato vengano prelevati dei soldi e quei soldi servano per formare chi? I politici. Questo è il modo peggiore di fare politica. Voto contrario anche da parte del Movimento 5 Stelle.
E può essere un'iniziativa interessante, ma attualmente è fuori contesto, stante l'emergenza che stiamo vivendo. E non parlo solo per i 300.000 euro che dovrebbero essere devoluti per il finanziamento, ma parlo anche di come si vorrebbe impostare questa scuola di politica. La scuola politica la fa ciascun partito, noi come movimento, nelle formule che avvicinano il cittadino alle istituzioni, a un percorso di politica intesa in senso puro, genuino, avvicinarsi all'interesse di tutti, della collettività. È tutto da Toscana a Parlamento, l'appuntamento con l'informazione dal Consiglio regionale torna la prossima settimana. Grazie per averci seguito.